Allora, mister, nuova settimana di lavoro, dopo 5 vittorie consecutive, adesso c'è il Forlì. Come ha lavorato la squadra in questa settimana e quali sono le caratteristiche di questo nuovo avversario che lei deve di più? No, abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, sulla falsariga dell'ultimo periodo. I ragazzi, come al solito, hanno dato tutto. Abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi. Affrontiamo una squadra strana, tra virgolette, nel senso che in casa è la capolista del campionato, fuori casa ha fatto più fatica e quindi sicuramente si aspetta una gara molto molto difficile. Dobbiamo andare in campo con la solita concentrazione, approcciando bene la partita, gestendo bene le situazioni di gioco, però dobbiamo andare in campo con la serietà, la determinazione di voler tirare il massimo a questa partita. Come dico sempre, uscire dal campo senza rimpianti e con la consapevolezza di aver dato tutto. Per quello che riguarda l'infermeria, mister, tutti disponibili per arrivare tornando in gruppo, quindi imbarazzo della scelta? Sì, abbiamo recuperato anche Vittorio, quindi sarà, diciamo, della partita, è convocato. Adesso mi prenderò ancora stanotte per decidere bene come iniziare la partita e come finirla, quindi sicuramente il fatto di avere tutti è una cosa positiva, ecco. Ma c'è una chance anche Ceccarelli, insomma, per... se diciamo che viene da un periodo scappi il ragazzo con questa bella, se si sta bene, ha lavorato bene in settimana, è una delle opzioni, vedremo se sarà dall'inizio o partita in corso. Ha detto qualcosa di particolare a Perna, che la zona sta passando un momento particolare, qualche fischio domenica scorsa? Ma io, il ragazzo è un ragazzo maturo, credo che ho poco da dirgli, nel senso che sa il momento che sta vivendo. Gli ho detto di stare sereno, però di avere dentro di sé l'aggressività giusta per affrontare questo momento. C'è proprio usato questo termine, di aggredire lui stesso questo momento, perché per noi è un giocatore importante, ha caratteristiche diverse dagli altri giocatori, dagli altri attaccanti, quindi deve sentirsi responsabile, però sereno, per cercare di darci tutto quello che serve alla squadra. Forlì mister gioca, se non vado errato, con il 3-5-2. Se utilizzerà il 3-4-3-3-4-1-2, comunque il grosso della partita si potrebbe decidere a metà campo. Ma il Forlì ha giocato col 3-5-2, ma ha giocato spesso e volentieri col 4-3-3, soprattutto nella partita in casa. Quindi abbiamo lavorato su queste due opzioni. Vediamo, però, come dico sempre, a prescindere da quello che fanno loro, è importante che noi siamo pronti a gestire la partita, a leggerla bene, a trovare le soluzioni giuste. Per me domani è una bella prova di maturità per la squadra, perché, come detto l'altra volta, ci può essere un po' di saturazione mentale dopo questo periodo, che hanno lavorato tantissimo, hanno raccolto tanto. E quindi mi aspetto una risposta importante dal punto di vista mentale soprattutto. Ecco, proprio a livello psicologico, quanto può essere difficile gestire una squadra che da 5 partite riesce a vincere, però bisogna trovare comunque un bilancio tra quella che è la consapevolezza della vittoria e quella di rimanere con umiltà in campo? Infatti è un aspetto che per me è ancora più importante dell'aspetto tecnico-tattico, perché per me è importante che i giocatori arrivino nelle migliori condizioni psicofisiche e alla partita, e ci sta che dopo questo periodo un po' di saturazione, come ho detto prima, ci può essere. Logicamente mi affido alla maturità dei ragazzi, al fatto che loro devono essere consapevoli
di quello che stanno facendo, ma consapevoli del fatto che basta un piccolo incidente di percorso per cadere, farsi male, e poi bisogna essere bravi a rialzarsi. Quindi li ho visti bene comunque durante la settimana e sono fiducioso. Ma magari in questa situazione non so, può essere utile far giocare più giocatori, magari da destino a uno come Mancini. Tutto può essere utile. Tutto, i ragazzi sanno che sono tutti coinvolti. Dico loro sempre che magari chi entra a partita in corso è più importante di chi gioca dall'inizio. E durante la settimana tutti provano tutto, quindi Mancini, come gli altri giocatori, devono farsi trovare pronti. Tornando visto un momento a parlare del Forlì, c'è un calciatore in particolare che è tutto il complesso, il gruppo, considerando anche il fattore Morgagni, che sì, la fa pensare? Sì, no, sicuramente la squadra del Forlì in casa si esprime ad altissimi livelli, perché al di là della vittoria c'è anche una media gol fatti subiti importante, e quindi sarà un avversario ostico, una squadra organizzata, c'ha giocatori di qualità in tutti i reparti, e dovremmo essere bravi, però quello che voglio è che i ragazzi siano loro a determinare il risultato, la prestazione, e quindi, come ho detto prima, mi aspetto una prova di maturità. E l'aspetto più evidente che deve venire fuori è proprio dal punto di vista psicologico, come affronteremo, leggeremo e gestiremo questa partita. Posto? Sì. Ok, grazie. Grazie a te.